Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv, la prima edizione del nostro telegiornale. L'apriamo con uno degli argomenti che viene più parlato e chiacchierato in questo periodo, cioè l'immigrazione, che è appunto uno dei tanti temi caldi del momento. Se ne è parlato anche questa mattina in un convegno intitolato Raccontare i migranti, deontologia, diritti e minori, promosso dall'Ordine dei giornalisti. Era presente anche l'Arcivescovo di Bologna, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, che ha parlato dell'impegno della Chiesa su questo tema. Sentiamo l'intervista del direttore Francesco Spada. Eccellenza, ha voluto fare riferimento a un fatto concreto, cioè il salvataggio in mare, e ha detto non è questione di cittadinanza, ma di umanità. Beh, questo senz'altro era l'episodio di Melissa, così chiaro, importante, ma era anche per dire che bisogna raccontare le cose. E ci sono due modi per cui l'informazione e la deontologia è fondamentale. Uno, raccontare le reali proporzioni, i reali problemi, perché altrimenti se ne raccontiamo sempre una parte o soltanto una parte, lo raccontiamo per dimostrare le tesi precedenti, non diamo la verità, il problema è offrire la realtà. E secondo, offrire non soltanto l'oggettività, quindi dando i dati, ma anche quei particolari. Per esempio, ricordavo oggi questa così commovente pagella che questo ragazzino di 14 anni si era cucito addosso, morto affogato in mare, che si era cucito addosso. Credo che vale quasi questo quanto, diciamo, per farci capire le reali dimensioni, altrimenti se resta soltanto un numero, se resta soltanto una statistica, facciamo più fatica poi a capire la persona che quel numero contiene. Mi sembra di capire che chiede comunque alla Chiesa sempre maggior impegno da questo punto di vista. Beh, l'impegno di capire e di raccontare, questo vale per chi fa informazione, qui mi sembra che ce n'è qualcuno, che è un problema di verità, di oggettività, e credo l'informazione deve fare questo, per lasciare poi l'interpretazione, l'analisi, l'informazione non si sostituisce mai né alla coscienza né alla politica, ma deve garantire i termini, sia appunto reali e anche il carattere, l'umanità, che la persona, quello che c'è. Quindi è chiaro che la Chiesa ha un dovere di raccontare quello che vede. Per offrire alla coscienza di tutti, anzitutto primariamente ai cristiani, ma a tutti quanti, quel prossimo, la persona, l'umanità intera che la Chiesa è chiamata ad amare. E il tema dell'immigrazione è strettamente collegato anche a quello delle case ACER. Ai nostri microfoni ha parlato anche Alessandro Alberani, il presidente di ACER Bologna, facendo il punto della situazione in città. Ancora Francesco Spada. Il tema della migrazione, intanto un primo punto, il rapporto, come dire, ACER-immigrazione, lei ha sottolineato che i numeri nei prossimi anni potrebbero cambiare. Sì, di fatto stanno già cambiando perché adesso abbiamo ancora una prevalenza forte, di italiani dentro le case popolari, soprattutto persone che hanno un'età molto alta, insomma i cosiddetti anziani. Però nell'ultimo bando che abbiamo raccolto le domande, praticamente siamo al 50-50, cioè in progress saranno, l'ho già detto altre volte, più gli immigrati, ma questo è logico perché noi non facciamo altro che applicare i regolamenti delle case popolari e i punteggi arrivano sostanzialmente da tre questioni che sono il reddito, l'ISEE, le famiglie numerose e chi ha lo sfratto. Quindi di fatto rientrano principalmente persone di altri territori. Allora, la sua politica molto chiara, quella ovviamente della giustizia, della trasparenza, chi merita la casa deve averla, chi la vuole occupare o non la merita va fuori. Due situazioni sono emerse, diciamo, la prima è di questo che aveva occupato addirittura una cantina dell'ACER, e un'altra invece che dice mi vogliono sfrattare, mi sono messo molto, molto, sono molto in difficoltà. Beh, intanto quando andiamo dentro la notizia, visto che oggi anche si ragiona di questo, scopriamo che dietro la notizia c'è molto di più. Perché se per esempio uno chiede la casa ed è in una condizione di disagio, però ha commesso anche delle infrazioni che non le va a raccontare al giornalista o alla stampa,
Noi ci accorgiamo che la verità non è poi totalmente quella che viene esposta quando veniamo chiamati in ballo. E infatti già la scorsa settimana sono tornato su articoli che sono usciti dicendo no, guardate che bisogna fare dei distinguo. Se per esempio non c'è riscaldamento in un appartamento non è Acer che lo deve portare, ma ERA. Cioè, quindi bisogna fare dei distinguo ed entrare nella notizia. Ovviamente chi occupa le cantine e soprattutto chi subaffitta gli appartamenti, e qui mi dispiace dire ma abbiamo casi che noi chiediamo che vengano denunciati e bisogna perseguirli, c'è poco da fare, quindi qui non vale il passaporto è l'ultimo punto, italiano, straniero che sia, chi è irregolare o chi commette infrazioni va perseguito. Siamo alla cronaca, un camion a fuoco sulla 1 Bologna-Firenze al chilometro 238, il mezzo che trasportava carte è andato completamente distrutto e fortunatamente però l'autista è rimasto incolume. Sono in corso gli interventi con gli uomini di due squadre di Bologna e una di Firenze, l'intervento è cominciato alle 6.45 di questa mattina, il tratto autostradale non è chiuso ma si è formata una coda di un chilometro fra Roncobilaccio e Pian del Voglio. Ancora cronaca, torniamo a parlare del racket delle pompe funebri. Nessun infermiere coinvolto nel racket dei servizi funerari a Bologna. Lo dice forte e chiaro FNOP, Ordine dei Professionisti Infermieristiche di Bologna. Nessun infermiere, dice, è coinvolto nell'operazione Mondo Sepolto, che ha fatto emergere comportamenti criminali all'interno della gestione dei servizi funerari nel capoluogo emiliano-romagnoli. Ancora una volta, la professione è stata coinvolta erroneamente in notizie inerenti, fatti inaccettabili, che violano per prima ancora delle leggi il codice etico che guida il lavoro quotidiano degli infermieri. Si tratta infatti di comportamenti disgustosi messi in atto verso i familiari nel momento di maggior sofferenza che fa seguito alla scomparsa di un proprio congiunto. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna, nel ribadire l'estraneità degli infermieri a questi episodi, continuerà a mantenere alta la vigilanza, manifestando il pieno appoggio e la gratitudine verso la magistratura e le forze dell'ordine per il servizio che hanno reso anche in questo caso alla collettività e a tutti coloro che svolgono una passione, con passione e correttezza ogni giorno il proprio lavoro. Cambiamo argomento, conferenza metropolitana oggi sugli effetti del decreto sicurezza del governo sul sistema bolognese di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. A fare il punto della situazione il sindaco di Bologna Virginio Merola con il nostro Mario Giuliante. Dunque l'attuale decreto prevede che non ci sarà più l'hub regionale di smistamento dei profughi, questo è un problema ma se ne faranno carico loro. Quindi nell'ambito dell'attuale decreto la scelta è fra un CAS, un centro di accoglienza, e un centro per il rimpatrio. Il meno peggio è scegliere il CAS e sul CAS, siccome è una struttura molto grande, prevedere un massimo di 200 persone in modo da organizzare una convivenza ordinata. Il problema sarà che il CAS si passa da 27 euro giornaliere a 20 euro, questo permetterà solo di dare vitto e alloggio. Quanto riguarda i minori si continuerà a dare assistenza. Noi abbiamo il sistema SPRAR che funziona bene, molto bene, che è un esempio di integrazione efficace. Sono 2.000 persone su 1 milione di abitanti. Non c'è nessuna emergenza, come è noto, se non la paura e il rancore che è stato sollevato. Per quei comuni che non hanno sottoscritto l'accordo, cioè saranno dei problemi, incontreranno dei problemi? Beh certo, non avendo il sistema SPRAR, chi oggi ospiterà CAS non avrà nessuna regola per capire come dare assistenza a queste persone. Quindi le tante amministrazioni di centrodestra che nel nostro paese non hanno aderito al sistema SPRAR oggi si troveranno a avere la propaganda di Salvini che gli permetterà di prendere dei voti alle elezioni europee, ma saranno questi sindaci a dover concretamente capire come evitare che queste persone siano lasciate senza nessuna assistenza, allo sbando, all'eventuale coinvolgimento in episodi di criminalità nelle varie città dove saranno smistati. È un capolavoro. Durante la conferenza il sindaco, poi Virginio Merola, è intervenuto anche proprio sulla questione del racket delle pompe funebri. Lo sentiamo ancora con Mario Giuliante. Credo che sia superficiale il giudizio di una responsabilità politica del comune perché non si conoscono come concretamente funzionano le partecipate.
questo signore nella sua attività privata è stato coinvolto e giustamente arrestato, mi risulta, perché ha fatto un racket per quanto riguarda le pompe funebri negli ospedali. Non risulta niente di illecito, di illegale nell'impresa del Comune di Bologna, quindi non c'entra assolutamente niente il Comune di Bologna nella sua responsabilità politica, almeno che non si voglia ipotizzare che il Presidente doveva controllare se prendeva delle multe su strada facendo l'amministratore. Quindi io inviterei tutti a non aggiungere confusione alla confusione. Non c'è nessuna responsabilità politica addebitabile al Comune di Bologna né di mancato controllo, perché il controllo e la responsabilità politica del Comune di Bologna attiene al funzionamento dell'azienda servizi cimiteriali del Comune di Bologna, che non ha nessun indagato. Succede quello che prevede il Codice Civile, quello che prevede il Codice Civile e lo Statuto è che l'attuale Presidente ha assunto tutte le deleghe per garantire la continuità amministrativa dei servizi cimiteriali, che funzionano molto bene. Dopodiché vediamo gli sviluppi dell'inchiesta. È chiaro che gli sviluppi dell'inchiesta riguardano una parte dei soci privati e andrà rideterminata la compagine societaria. Torniamo in studio perché quest'oggi sono venuti a trovare due ospiti speciali. Si tratta di Valentina Momoli e Rossella Ambrosino dell'Istituto delle Farlottine. Buongiorno e benvenute. Buongiorno. Grazie. Allora, siamo qui oltretutto per un motivo specifico, per presentare un'iniziativa. Però andiamola a presentare dopo. Prima invece vorrei chiedervi, insomma, magari inizio da Valentina, poi avrete il modo di parlare entrambi, insomma, cos'è l'Istituto Farlottine, di parlare un po' dell'Istituto Farlottine, perché è una realtà in realtà molto grande, estremamente grande, quindi uno ogni tanto magari sa più o meno che cos'è, ma rischia di fare un po' di confusione. È vero, e tra l'altro si continua ad ingrandire. E questa è una cosa positiva, esatto, assolutamente. Da una parte ci fa piacere, dall'altra siamo consapevoli del grande impegno che ci deve essere sempre di più giorno dopo giorno. Siamo un istituto pienamente bolognese, fondato a suo tempo da Assunta Viscardi, e una donna che ci ha lasciato un po' il cuore di quello che poi oggi noi cerchiamo di mettere in pratica. Una frase con cui mi piace ricordarla, e quindi per dare anche un po' l'idea del nostro stile, è che ogni bimbo ha bisogno della sua speciale carezza. Ecco, questo è quello che cerchiamo di riflettere, su cui cerchiamo di riflettere ogni giorno a livello anche direttivo, perché c'è tanta formazione dietro, c'è tanta riflessione dietro, per cercare di ascoltare ciascun bimbo per quello che lui è. Un po'... È un lavoro molto complicato e assolutamente preciso e dettagliato, perché insomma di solito nelle scuole è la classe generale, generica, i bambini trattati con gli insegnamenti tutti molto, sì, molto generali, insomma questo invece è un lavoro al dettaglio quasi. È un lavoro che è in primis una grande sfida umana secondo me, secondo noi, nel senso che noi lavoriamo con le vite umane e abbiamo questo grande tesoro tra le mani, no? Quindi dobbiamo rispettarlo tantissimo. E questo cerchiamo di farlo custodendo la persona, custodendo l'essere attraverso il fare, e quindi qui inseriamo le attività che sono sempre di più, soprattutto anche andiamo subito a presentare direi le nostre varie tre sedi, proprio per dare un po' un'idea di quello che facciamo. Tre sedi, per cui una è esclusivamente per i nostri ragazzi della scuola media che hanno bisogno del loro spazio, giusto, diciamo l'età, hanno bisogno del loro spazio. Abbiamo le altre due sedi di Santa Caterina e San Domenico, che sono le due sedi che raccolgono materna e primaria. E San Domenico, che è la sede principale, accoglie anche il nido e la primavera, quindi proprio i piccolissimi. Tutto, cioè tutto, fino a quando, esatto, si nasce, fino a quando viene portato al liceo. Esatto, poi. Perché cerchiamo di proprio accogliere, raccogliere, custodire la persona dal suo inizio e poi lo lanciamo verso il mondo e verso il sociale. E soprattutto nella sede di Santa Caterina abbiamo un progetto che sta partendo sulla primaria, di potenziamento di inglese e di musica, dove abbiamo proprio delle ore aggiuntive sia per la lingua inglese che per la musica, quindi a livello anche di studio di strumenti già dalla seconda primaria. I giovanissimi lo sanno meglio di me l'inglese. Esatto, la tecnologia, loro sono veramente avanti, e sono loro, per il discorso dell'ascolto che facevo prima, a richiederselo in realtà, non il mondo, ecco. E la materna appunto vede anche lì progetti che andiamo piano piano sviluppando
provando giorno dopo giorno. Quindi già alla materna facciamo sia la musica che l'inglese, appunto. Abbiamo tra l'altro la fortuna di essere un istituto in verticale, no? Quindi abbiamo la fortuna di avere, per esempio, per l'inglese dei madrelingua che lavorano già alla primaria o alle medie, e così la musica alla materna viene fatta dai maestri della primaria, certo, come delle medie. Quindi cerchiamo davvero di rifinire al dettaglio la qualità, cercando di riempirla però con il contenuto. Questo è quello che, a cui teniamo. Assolutamente un'attenzione incredibile e meravigliosa ai ragazzi, alla loro formazione, alla loro crescita. Dimmi, non solo ai ragazzi, aggiungo alla famiglia. Questo è quello molto importante, infatti, perché si sa poi che soprattutto da piccoli, ma poi alle medie non si è così grandi in realtà. Esatto. La famiglia è fondamentale, insomma, soprattutto nell'educazione e nella scuola. Anche, esatto, no? È importante, e in questo momento c'è un gran desiderio della famiglia di imparare. Noi vediamo sempre di più genitori anche molto giovani che a volte non hanno gli strumenti, no? Per dire, come si fa a fare il genitore, no? Sì, perché nessuno te lo insegna. Esatto, nessuno te lo insegna. E ci sentiamo tanto, e parlo al plurale perché c'è tanto proprio, c'è tanta riflessione dietro, ci sentiamo tanto la missione di accompagnare questa vocazione genitoriale, che è sempre più difficile, sempre più ardua, ma è bellissima, importante ed è una risorsa infinita, quindi sostegno anche alle famiglie, sì, giusto, bravissimi. Io invece mi sposto su Rossella Ambrosino, pedagogista, se non sbaglio, perché c'è comunque tra i vari progetti che state mettendo in piedi, e davvero molto ambiziosi ma belli, insomma, domani c'è un open day, diciamo così, ogni scuola che si rispetti fa un open day per farsi conoscere, mi sembra giusto. È un open day però un po' particolare, forse dedicato più alla prima infanzia. Lascio però la parola a te, perché chi meglio di voi può, può parlarne. Diciamo che tra i tanti open day che facciamo nel corso dell'anno, questo in particolare è dedicato ai piccoli, perché è il periodo caldo in cui tutte le famiglie si muovono per trovare la scuola ideale per i propri bimbi, e in particolar modo questo è il periodo in cui nella prima infanzia raccogliamo le iscrizioni, principalmente della materna. Quelle del nido verranno un pochino più avanti, ma tutti cominciano già ad affacciarsi, anche chi ha i bimbi molto piccoli, no? Alla scoperta di queste grandi realtà. E nella nostra scuola ci vuole essere da subito, no? Dal primo incontro che abbiamo con le famiglie, la volontà di farci conoscere per quello che siamo. La scuola di Assunta, come diceva Valentina prima, che ha quell'attenzione veramente al singolo all'interno di un gruppo, perché giustamente abbiamo classi, tante classi, ma ogni bimbo ha il suo percorso, e quindi ci teniamo tantissimo che sia questa un po' anche la caratteristica che ci contraddistingue anche rispetto ad altre scuole. Ogni bimbo per il suo percorso, per i suoi passi, per la velocità che ha e per i suoi tempi, quindi questa attenzione grande cerchiamo di metterla in pratica sempre, quotidianamente, ma anche negli incontri che abbiamo con i genitori, che possono essere i momenti di assemblea piuttosto che gli open day, durante i quali siamo tutte a disposizione delle famiglie, comprese magari compresa la volontà di rispondere a tante domande. E quindi domani, oltre a tutti i laboratori che ci saranno, e se ce ne volete accennare qualcuno, ci saranno per i più piccoli i laboratori di cucina e laboratori artistici, che comprendono la musica, il teatro, piuttosto che la possibilità di stare con le proprie maestre, ma anche visitare la scuola. Quindi ci saranno attività per i più piccoli e ci saranno momenti anche di incontro con i più grandi. In particolare domani abbiamo il piacere di accogliere anche le domande che le famiglie hanno, no? I genitori hanno per noi, in uno sportello dedicato a loro, quindi avere un po' di tempo per poter rispondere alle domande, che sono a volte piccole, a volte grandi, ma comunque importanti. Per cui noi ci siamo, e in questa giornata di apertura speriamo che tanta gente abbia voglia di venirci a conoscere, così come i nostri interni vengono, certo, a passare una mattinata con noi. Allora, domani sabato 19, le ore più o meno tutta la giornata? Dalle 10 alle 12:30. Ok. Vi aspettiamo, anche perché tra l'altro il laboratorio di cucina non è a caso, ci teniamo a dirlo, perché è un grande impegno quotidiano, ma ci crediamo tanto, abbiamo il valore aggiunto della cucina interna, quindi non abbiamo cooperative esterne, non abbiamo catering, abbiamo la grande nostra Manuela, che ormai è diventata la mamma di tutte, perché ci allora salutiamo giustamente anche Manuela, esatto, e la ringraziamo, e tutta la cucina, tutta la cucina
e c'è un'attenzione particolare veramente con un confronto incrociato tra nutrizionisti interni e esterni proprio per curare anche questo aspetto veramente. Un'attenzione anche su questo assolutamente perfetto. Esatto, e saremo contenti di mostrarvi anche il grande giardino che abbiamo, che io chiamo parco di solito perché è veramente un parco dove abbiamo approfondito anche progetti di proprio outdoor education, quindi insomma vogliamo farvela vedere la struttura. Allora, America. Ripetiamo i numeri: sabato 19, domani mattina alle 12.30. Alle 12.30, perfetto, aperto ovviamente sia agli interni, quelli che già, le famiglie, i bimbi che frequentano già l'Istituto delle Farlottine, certo, ma anche ai tantissimi e tanti altri che vogliono nelle tre sedi, conoscervi. Nelle tre sedi, la sede principale, San Domenico in via della Battaglia 10, Santa Caterina, la succursale di via Toscana 148 e le medie in via Berengario da Carpi. Perfetto, allora faccio un appello anch'io a Correte Numerose. Se vuoi dire qualcos'altro, Rossella, vi aspettiamo, siamo lì per voi. Perfetto, Rossella e Valentina vi aspettano, vi aspetta tutto l'Istituto delle Farlottine. Grazie a voi di essere state qui insieme grazie a noi. Grazie. Noi torniamo al nostro telegiornale, cambiando argomento. Oggi c'è stato un presidio promosso dai sindacati dei trasporti CGL Emilia Romagna e Bologna e FIT CISL Area Metropolitana UIL Trasporti e UGL contro gli effetti negativi delle condizioni di lavoro degli addetti di trasporto pubblico locale, extraurbano e al noleggio con conducente di prodotti delle norme previste dal regolamento europeo contenuto nella Mobility Package. Tutti i dettagli ce li spiega il segretario generale FIT CGL Andrea Matteuzzi nell'intervista di Mario Giuliante. Il Parlamento europeo si accinge a votare e modificare una normativa che va a disciplinare l'orario di lavoro e dei riposi del personale, sia i camionisti che in questo caso anche il trasporto pubblico locale e quindi coloro che effettuano ad esempio gran turismo che, come ben sapete, tutti noi avremmo potuto e lo possiamo utilizzare girando per l'Italia o in giro per l'Europa. Cosa comporta questa modifica? Ad oggi, in modo sintetico, questi lavoratori possono guidare, ovviamente con i tempi previsti, orario di lavoro, 15 giorni continuativi e 3 giorni di riposo da effettuarsi evidentemente nella propria casa. La modifica potrebbe comportare da 2 settimane, 3 settimane di lavoro continuativo e da 3 giorni di riposo diventerebbero 2, con la possibilità di effettuare i giorni di riposo anche in autogrill. Quindi capite bene che tutto questo potrà e potrebbe determinare, nel caso che fosse, un serissimo problema per quanto riguarda lo stress e la stanchezza del lavoratore. Ad oggi siamo in una percentuale per effetto comunque già importante, di una percentuale che oscilla al 16% di incidenti anche mortali. Quindi se fosse questa modifica portata a regime non potrebbe che salire. Riguarda milioni di cittadini che ogni giorno utilizzano, ad esempio, ripeto, le corriere di gran turismo, così come i camionisti. Quindi il tema della sicurezza che riguarda il cittadino utente di questi servizi e anche dei camion trasporto merci e di persone, pensiamo solamente a tutti i nostri figli che ogni giorno durante periodi X possono prendere per andare a fare le gite scolastiche. La Regione vigilerà su questa situazione soprattutto nell'ottica di tutela del cittadino. A precisarlo è l'assessore ai trasporti dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, ancora con Mario Giuliante. Noi come rappresentanti delle istituzioni sosteniamo questa mobilitazione di tutte le forze sindacali perché siamo come loro preoccupati e attivi affinché appunto venga cambiata questa normativa europea, preoccupati del fatto che si vada non tanto in una direzione di liberalizzazione ma di anarchia del trasporto, anche di gran turismo, trasporto privato, che possa interferire con il trasporto pubblico locale. E in più, come è stato giustamente sottolineato, siamo preoccupati e contrari affinché passi questa normativa che mette in situazioni di ancora maggior stress di guida, quindi allungando i tempi appunto di turnazione, e questo significa un pericolo per la sicurezza. Chiediamo che il Parlamento intervenga subito, certamente la Regione Emilia-Romagna farà la sua parte affinché le ragioni che oggi esprimono i sindacati possano essere rappresentate ai massimi livelli istituzionali. C'è necessità anche di sensibilizzare i cittadini, visto che sono loro comunque che utilizzano questo servizio?
Ah, non c'è dubbio, ma i sindacati sono, diciamo così, attivi sul territorio affinché passi questo messaggio di preoccupazione e di contrarietà, perché stiamo parlando di una possibilità autorizzatoria molto lasca che consentirebbe un accesso indifferenziato anche di interferenza nel trasporto pubblico locale, dando un pregiudizio molto forte alla qualità del trasporto e soprattutto metterebbe a rischio le diciamo, condizioni di sicurezza dei lavoratori e quindi anche poi di chi il pullman lo prende, quindi anche i cittadini. Faremo la nostra parte affinché l'informazione passi il più largamente possibile. Ancora la cronaca, la Guardia di Finanza di Bologna insieme all'ufficio Dogane hanno sequestrato nei giorni scorsi presso l'aeroporto Marconi 14 frammenti di corallo appartenenti all'ordine Scleractinia e 7 valve appartenenti invece alla famiglia Tridacnide. I coralli sono stati abilmente occultati tra gli effetti personali e nei bagagli al seguito di 2 passeggeri italiani che rientravano dalla Thailandia e dalle Maldive. Trattandosi di materiale tutelato dalle convenzioni internazionali perché è importante per la salvaguardia degli ecosistemi, il corallo in questione è considerato alla stregua di una specie esotica con relative restrizioni al trasporto. Ai trasgressori alla fine è stata comminata una multa di 5.000 euro. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane deputata ai controlli in materia lanciano il messaggio ai turisti e ai viaggiatori in genere di prestare molta attenzione a trasportare qualsivoglia forma animale e vegetale al rientro dai paesi esotici, in quanto potrebbero rientrare tra le specie protette della Convenzione di Washington e rischiare di incorrere in pesanti sanzioni. Cambiamo argomento, il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria, saranno tante le iniziative da parte del Comune di Bologna, tra queste anche un Consiglio Comunale solenne, ce ne parla Luisa Guidone, la Presidente del Consiglio Comunale di Bologna. L'amministrazione anche quest'anno ha deciso di sostenere il ricordo attraverso una serie di manifestazioni sulle quali abbiamo anche appunto investito anche come Presidente del Consiglio Comunale, proprio perché riteniamo che sia un dovere di tutti noi non lasciare all'oblio o non fare, diciamo, scadere nell'ordinarietà una giornata che invece merita di essere esaltata per la sua tragicità. Quindi ci siamo impegnati sicuramente a mantenere vivo il memoriale della Shoah affinché appunto sia un luogo non destinato semplicemente a una memoria visiva, ma che appunto sia un luogo da vivere in cui le persone possono andare e attraverso le iniziative culturali che lì vengono svolte fare rivivere i momenti tragici della nostra storia. Così come anche abbiamo deciso di rinnovare la nostra tradizione di fare una giornata solenne, abbiamo invitato quest'anno uno storico che verrà da Torino per analizzare il tema delle leggi razziali, perché io credo che sia necessario in questo momento più che mai ripercorrere un po' le tappe storiche che hanno portato agli orrori che tutti noi ben conosciamo. Siamo in un periodo in cui purtroppo in Europa spira un vento negativissimo da questo punto di vista, non dobbiamo nasconderci i nuovi razzismi ed è chiaro che se tutto quello che è accaduto può risuccedere, è evidente che è nostro dovere ricordare affinché appunto i campanelli d'allarme che ci sono stati allora e che sono stati sottovalutati non vengano di nuovo presi sotto gamba dalle istituzioni e dalla politica. Ai nostri microfoni ha parlato anche Daniele De Paz, il presidente della comunità ebraica di Bologna, che ha sottolineato l'importanza di questa giornata e posto l'attenzione di tutti sul fare in modo che tragedie come la Shoah non si verifichino mai più. Questo è il culmine di un lavoro molto importante che comune, istituzioni, comunità ebraica al loro fianco svolge anno per anno, senza interruzione. Quest'anno stiamo uscendo dall'ottantesimo della ricorrenza che ci ricorda la promulgazione delle leggi razziali nel nostro paese. Ci ricordiamo quelle che sono state le responsabilità dei cittadini italiani e di quel governo che ha deciso di allontanare professori, bambini, lavoratori dai loro luoghi in cui si svolgeva la vita quotidiana, senza alcun motivo se non uno solo, quello di essere di origine ebraica.
Questo è accaduto proprio perché in quel momento storico la comunicazione del governo ha schiacciato fortemente quella che era la dimensione culturale e di coscienza che era propria dei cittadini italiani. Questo è accaduto perché mancava quel fenomeno di conoscenza e di connessione tra i popoli e in cui la cultura doveva in qualche modo essere il denominatore comune affinché si potesse porre resistenza a quello che è accaduto 80 anni fa. Credo che oggi più che mai quindi bisogni lavorare, ed è necessario lavorare, affinché questa conoscenza resti viva, resti forte, resti salda, per respingere qualsiasi tipo di violenza e di rifiuto verso le culture altrui. Oggi leggiamo sui giornali articoli che ci riportano a quegli anni. Oggi dobbiamo respingere. Ancora la cronaca, domenica 20 gennaio, nuovo appuntamento con le Domeniche Ecologiche nella città metropolitana di Bologna. Oltre al capoluogo e a Imola sono coinvolti altri 10 comuni dell'agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa. Le limitazioni alla circolazione riguardano i veicoli benzina fino all'Euro 1, diesel fino all'Euro 3 e ciclomotori pre-Euro. Sono previste deroghe a tutela di particolari necessità quotidiane, esentati fra gli altri lavoratori turnisti di chi si sposta per cura e assistenza e i meno abbienti con ISEE annuo fino a 14.000 euro. Le prossime domeniche ecologiche delle 8 previste per la stagione 2018-2019, omogenee su tutto il territorio bolognese, saranno il 10, il 17 febbraio, il 3 e il 24 marzo. La città metropolitana informa anche tramite sms o mail della domenica ecologica i quasi 4.000 iscritti al servizio alert. Qui è possibile infatti iscriversi al servizio e ricevere l'avviso delle prossime domeniche e le allerte sui blocchi emergenziali in caso di sforamenti dei livelli di smog. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, grazie alla regia di Andrea Alfano, a tutti quanti voi un buon proseguimento di giornata.